Ciao amiche e amici, siamo qui per fare un video in collaborazione con la Paola Style. Il tema l'avete visto dal titolo di questo video e quindi mi tocca truccarmi con il colore che mi sta peggio, del peggio, del peggio. E questo colore per me bene, mi truccherò col giallo. La base l'ho già fatta. Come faccio la base? Lo arci, sapete, però se qualcuno lo volesse sentire ancora una volta, sfidando la noia, vi dico naturalmente la skincare non so a dirvela, non sto a dirvela, comunque trovate su questo canale la skincare che faccio d'inverno, d'estate, trovate tutto, la serale e quant'altro. E poi metto comunque come fondotinta, utilizzo in questo periodo di Estée Lauder Futuristic Rescue, è un fondotinta idratante fantastico. Quello che io adoro di questo fondotinta è la sua texture, che è sottilissima, non la sentite, però è abbastanza coprente. Ok, e anche l'SPF 45, il che non guasta. Io uso il colore in inverno, colore che si chiama fresco ed è il 2C3. Tra l'altro, questi colori freddi hanno una puntina di malva che io adoro. E ok, d'estate invece usavo il colore ciottolo, crumble, che voglio dire ciottolo, che era il 3C qualche cosa, non mi ricordo, no, forse era 3N, non me lo ricordo, ma fa niente. Comunque l'ho conservato anche se è finito per poterlo poi ricomprare in estate, a Dio piacendo, come diceva mia nonna. Bene, poi l'altra cosa che vi segnalo come trucco della base, i correttori che sono importantissimi. Io ne uso tre, perché quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E uso il Custudio 04, che come vedete è ampiamente consumato. E poi uso dei correttori di Clio Makeup, ne uso ben due. E uso lo 04 sul contorno occhi e lo 07 per le macchiette solari che io ho sulle guance. Bene, ho anche fatto le sopracciglia col solito Gimme Brow, il colore grigio che amo alla follia. Ma veniamo al trucco occhi con il famigerato colore giallo. Allora, cominciamo, userò credo tre gialli, forse quattro. Cominciamo con questo pennello di Puro Bio. Non so il numero, comunque questo qua, se è strafamoso, niente di coso. Cominciamo con un giallo più chiaro nella parte interna dell'occhio e usiamo da questa palette, che peraltro è bellissima, la Ultimate di NYX, questa qui super super colorata, che è la USP04 Bright Lumineux. I colori più luminosi, non a caso sono inverno brillante, e prendiamo questo giallo. Scusate, dimentico sempre lo specchio, quello diciamo che mi serve da vicino, e vediamo un po'. Lo stacchiamo dalla sua base, fermo lì, qui casca tutto, e cominciamo a fare questo trucco. Vado con questo giallo, qui non c'è il nome dei colori, ma vabbè. Già, come vedete, questo color frittata. Già cominciate a vedere che non è che doni proprio, eh. Questi ombretti sono favolosi, super scriventi. Sfarinano un pochino, ma questo, ma sfarinano nell'applicazione, dopo sugli occhi non succede assolutamente niente. Poi passiamo a un giallo più intenso, questo me l'ha regalata la mia amica Petra. Ciao Petra. Ed è l'Electric Obsession di Huda Beauty, questa non si trova più, e aveva questi colori pazzeschi, pazzeschi. E noi ovviamente prendiamo questo giallone incredibile, qui siamo proprio a color, come dire, e tuorlo d'uovo. E in effetti qui andiamo a riempire l'occhietto di questo colore, direi, piuttosto terrificante. Porca. E andiamo di colore.
Come vedete io sto facendo con un tocco di farfalla, questo non sfarina per niente, e però è bello giallo. Poi andiamo un altro giallo, lo prendo sempre da qui, è un giallo ancora più intenso che useremo nella piega, cioè nell'angolo, che piega, nell'angolo esterno dell'occhietto. Oh mamma! Niente male. Poi metterei anche, per completare il disastro, anche se metto un pizzico di arancio, sgarro, per rendere qui l'angolo esterno, perché onestamente questi tre gialli mi sembra si confondono un po'. È comunque una bella spatasciata, una bella botta di uovo qua, eh. Ecco qua. Terrore e raccapriccio. Ma io peggiorerei ulteriormente la situazione con un altro giallo che dalla Anastasia Beverly Hills Riviera. Questo l'ho usata pochissimo perché non l'ho amata molto, non so perché, forse è un periodo che ne avevo talmente tante che vabbè. E userei questo Inheritance, che è un giallo ma sembra abbastanza metallizzato, sinceramente non me lo ricordo, non l'ho più usato. Sì, lo mettiamo qui. Un signor. È bello invadente, sta completamente coprendo, con anche solo un tocco di polpastrello, sta coprendo completamente tutti gli altri colori. Oh mamma mia! Sì, mamma mia. Allora, cosa facciamo adesso? Direi di sfumare. Cosa vuoi sfumare qua, Paola? Comunque, tentiamo una sfumatina, tanto per non lasciarlo proprio così sbammette. Ah, non so, mi pare abbastanza scioccante questo trucco, anche se sapete che io amo assolutamente i trucchi sbam, ma questo effettivamente con questo colore, vabbè. Poi, questo è fatto, questi sono quelli che abbiamo usato. Ah sì, anche questo è un altro, ah no, questo è di Zoeva, quest'altro che ho usato per sfumare, il 224. Poi cos'è che facciamo? Potremmo, secondo me, con un pennellino a penna, vedere di non so che cosa. Sempre con questo Riviera, di usare il color Cabana, anche questo è un giallo, è Cabana. Ma cosa mi sognavo io di comprare tutti questi cosi col giallo? Vabbè, Cabana, che ha anche una punta di senape. Come se non bastasse tutto quello che ci siamo spantegate sugli occhietti, noi adesso ci mettiamo anche questa rubina qui. Questo non, probabilmente su altri colori sembra che non si vede, ma forse diciamo che è meglio così. Allora, la cosa l'abbiamo fatta, ma guardate che non abbiamo finito, ho in serbo per voi una sorpresina. Allora, tiriamo via se eventualmente abbiamo sbavato, non tocchiamo le sopracciglia perché sono già fatte. Poi prendo, vabbè, la terra, metto un po' di terra che la mettiamo con questo meraviglioso multitasking, che è Multitexture di Sephora, che è lo 06, fantastico. Ci potete applicare tutto, ci potete applicare
il bronzer, ci potete applicare il blush, ma anche il fondotinta. Todo. Ok, facciamo anche un po' di contouring al naso. Poi prendo il blush che mi sta peggio di quelli che ho, tenete conto che cerco di non comprare ovviamente quelle colorazioni che mi stanno male, però questo qui è quello che secondo me mi sta peggio, e questo qui, a parte che è anche molto chiaro, molto delicato, ma richiederebbe una bella abbronzatura, si chiama Brilliant Nude. Ed è, lo promettiamo con questo meraviglioso pennello di MAC, che è il 116. Comunque ha una punta di arancio che secondo me non mi dona particolarmente. E questo è quanto. Poi mettiamo il mascara, che in questo periodo sto usando il Rouge 41, che non mi fa impazzire, ve l'ho già detto. Sono abituata a quello di Clio, che uso tanto, mi piace tanto. Questo qui è quello con lo scovolino ricurvo, ma boh, secondo me non allunga. Cioè, diciamo, non è male, però ce ne sono altri molto più sbam. Però pare che contenga anche degli attivi. Sì, va un po' meglio con un po' di mascara, perché dà un pochino più di definizione agli occhietti. E ora veniamo al pezzo forte. Questa non ve l'aspettate. Ci vorrà bene un rossetto, no? Scusate, ce l'ho. Era qua. E lo recuperiamo. Eccolo qui. Allora, mi domando cosa avessi in testa quando l'ho comprato. È di Urban Decay, era questa collezione qui sul mondo, sui viaggi, non so, mi pare, infatti c'è New York, c'è Brooklyn, c'è la coda di un aereo che passa, credo sia Los Angeles questo, infatti Anywhere c'è scritto, va bene, e questo è un metallizzato rame, una roba. Si chiama Reedy, mi chiedo se voi siete Reedy per vedere questa roba. Oh mamma, vabbè, il dado è tratto, eccolo qua in tutta la sua. Ma chi sei tu? Oltretutto, ora vi dico. Eccolo qua. Ma vabbè. No. Oltretutto, questo rame metallizzato, non ditemi che mi sta bene perché state mentendo, ha tutti questi glitterozzi che nel corso della giornata vanno in giro per il vostro facciozzo. Vabbè, Paola, l'ho fatto proprio per te, questo trucco che mi dona molto. Se dovessi uscire oggi ci metterò su qualcos'altro. E niente, ci vediamo presto, io spero, e cercate di fare quello che vi fa stare bene. Spero di non avere dimenticato nulla, qualche altro disastro che dovevo mettere sulla faccia. No, direi che abbiamo già fatto abbastanza, e quindi spero di avervi fatto passare questo tempo un po' spensierato, un po' sgarzellino, e cercate di fare quello che vi fa stare bene. Adesso su Instagram farò anche lì uno scherzetto. Se mi seguete su Instagram, non so neanche dirlo, vedrete un post, spero, abbastanza buffo, forse un pochino anche divertente. Alla prossima, ciao amiche e amici, dalla vostra Gatta Luna, e soprattutto ciao Paola. Andate a vedere il suo video, ma subito. Io lo sto girando oggi, che è mercoledì, perché domani non avrò tempo, delle cosine da fare. E perché lo vogliamo mandare in onda venerdì. Ciao!